Sul caso Sea-Watch e sulla liberazione da parte di Alessandra Vella, il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, c'è un particolare che non tutti sanno. Il pubblico ministero Luigi Patronaggio, che ha chiesto la convalida dell'arresto per i diversi reati, per un quadro accusatorio abbastanza pesante e complesso, e poi alla fine completamente scagionata dal giudice Alessandra Vella per non aver commesso nessun fatto illecito, potrebbe, si corre questa voce che non si sa se lo stia preparando, lo stia facendo, forse non lo sta neanche pensando, però c'è questa voce che probabilmente Luigi Patronaggio potrà ricorrere in Cassazione ed è possibile che la decisione del giudice per le indagini preliminari venga annullata e si debba rifare tutto da capo. Questo lo riferisce anche l'ex magistrato Nordio che mette sul chi va là, nel senso, non, attenzione che espellere questa donna non è la cosa migliore, ammesso che si possa fare, perché comunque le cose potrebbero ribaltarsi, potrebbero cambiare. Una volta, aggiungo io, una volta uscita dall'Italia, non ci rimetterebbe più piede, anche protetta dalla Germania, questo non ci sarebbe nessun dubbio. Quindi ancora non è tutto perduto, le sentenze politiche si possono ribaltare in quanto nella magistratura ci sono, è un organo di garanzia, ma ci sono anche dei sistemi che sono ancor più a garanzia di alcune decisioni che possono forse essere sbagliate, o forse delle decisioni politiche, o forse delle decisioni punitive o liberatorie. Comunque il pubblico ministero patronaggio potrebbe ricorrere in appello, bisogna vedere se questo, se il magistrato lo farà, se andrà contro il giudice per le indagini preliminari o no. Bisogna capire anche qual è la volontà di questo magistrato che in questa occasione ha mostrato la sua alta moralità e molte persone lo hanno apprezzato, anche se prima avevano dubitato di lui per le vicende passate, per l'incriminazione di Salvini come sequestratore. Questo caso lo aveva riabilitato davanti all'opinione pubblica, ma le sue accuse, comunque giustificate contro questa donna, sono state smontate pezzo per pezzo dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella. Grazie per avermi ascoltato, al prossimo video.